Ciao, sono Chiara. In questo video vedremo come progettare una piscina, analizzandone nello specifico il dimensionamento, le diverse tipologie esistenti e la normativa vigente in materia. Ma iniziamo guardando assieme alcune slide introduttive. Le piscine possono essere classificate in base a modalità costruttive, funzione pubblica, privata, sportiva, eccetera, tipologia di sistema di ricircolo dell'acqua, modalità di rivestimento, eventuali allestimenti e dotazioni. Le modalità costruttive di una piscina possono essere molteplici e riassumibili in cemento armato, con struttura prefabbricata in pannelli d'acciaio zincato o in acciaio a corpo unico, con cassere a perdere in polisterolo e in vetroresina. Le piscine ad uso pubblico possono avere molteplici funzioni. Possono esserci piscine sportive, olimpioniche, semiolimpioniche, per pallanuoto, idrobike, eccetera, piscine ludiche, piscine riabilitative, termali o terapeutiche e piscine benessere e relax. Le piscine sportive si classificano in base alle dimensioni della vasca. Le piscine olimpioniche hanno dimensioni 50 x 25 metri e una profondità minima che va da 1,80 m a 2 metri e una profondità massima di 2,10 m. Con 8-10 corsie da 2,5 metri. Le semiolimpioniche hanno dimensioni 21 x 25 metri, una profondità minima di 1,20 m e una profondità massima di 1,80 m, con 8 corsie da 2,5 metri. Le piscine minime hanno dimensioni 10 x 25 metri, una profondità minima di 1,20 m e una profondità massima di 1,80 m, con 8 corsie. I campi di pallanuoto per donne hanno dimensioni di 20 x 25 e una profondità minima di 1,80 m. I campi di pallanuoto per uomini hanno dimensioni 20 x 35 e una profondità minima di 1,80 m. Le fasi principali di realizzazione di una piscina in cemento armato sono lo scavo, la gettata del magrone di fondo, gettata del fondo e delle pareti, preparazione del sottofondo per il rivestimento, rivestimento della vasca mediante ceramica, verniciatura o telo in PVC. Le normative principali per una corretta progettazione sono norme UNI 10637, norme UNI EN 16713 parti 1, 2 e 3, norme UNI EN 16582 parti 1, 2 e 3, norme CONI, regolamenti FIN e FINA per l'omologazione dell'esercizio sportivo, regolamenti edilizi locali e norme igienico-sanitarie, regolamenti regionali, DM 17 gennaio 2018. E ora vediamo un esempio di piscina modellato con Edificius, il software BIM per la progettazione architettonica. Iniziamo la modellazione dall'ambiente terreno. Con l'oggetto piscina tracciamo la sagoma individuata in progetto digitando da tastiera la lunghezza dei singoli lati. I lati possono avere andamento sia rettilineo che curvilineo per ottenere una maggiore libertà compositiva. Selezionando la piscina, ne impostiamo la profondità a 1,70 m e ne modifichiamo dalle proprietà gli spessori della soletta e del contorno. Passando all'ambiente architettonico, inseriamo dei particolari alla vasca. Con l'oggetto scala, modelliamo la gradonata d'ingresso in acqua. Dall'editor impostiamo una larghezza della rampa di 4,60 m e portiamo a 9 il numero delle alzate. Terminata l'operazione, digitiamo dalle proprietà i valori del sistema di riferimento di partenza e di arrivo della scala. Applichiamo alle alzate e alle pedate il materiale, in questo caso un mosaico ceramico sui toni dell'azzurro. Con l'oggetto involucro orizzontale, tracciamo le aree pavimentate di pertinenza della piscina e gli assegniamo come materiale un legno in doghe. Ne tracciamo i contorni e modifichiamo lo spessore e il delta.
creiamo anche un'ala della piscina dedicata al relax. Creiamo delle sedute nell'acqua, tracciando prima la forma desiderata con la linea guida parallela e poi modellando i gradoni con l'oggetto muro e con l'oggetto soletta. Selezioniamo gli oggetti creati e ne modifichiamo l'altezza d'imposta e quella di arrivo, lo spessore e il materiale, digitando i nuovi valori dalle proprietà. Allo stesso modo disegniamo e modifichiamo il piano delle sedute. Tracciamo anche i muri perimetrali del lotto con l'oggetto involucro verticale. Utilizziamo anche il muretto curvo per seguire le forme della vasca. Ne modifichiamo anche l'andamento in alzato intervenendo sul profilo superiore del muro. Completiamo la sistemazione dei percorsi esterni inserendo delle lastre rettangolari di pietra piacentina nel verde, in corrispondenza dell'ingresso in acqua e della zona relax della vasca. Scegliamo il tipo di pietra dalla vasta gamma di materiali a disposizione nel catalogo online di Edificius. Aggiungiamo la vegetazione dall'ambiente terreno, creando delle aree sistemate a verde e delle schermature che creino privacy all'area di progetto. Scegliamo la vegetazione dal catalogo di Edificius, che ci permette di avere un'ampia scelta per soddisfare tutte le scelte di progetto. Infine posizioniamo gli arredi scegliendoli dal catalogo. Creiamo una zona ombreggiata utilizzando l'oggetto graticcio di travi e inseriamo trampolino, scaletta, sdraio ed ombrelloni per arricchire i render finali. Una volta posizionati gli oggetti, è possibile anche apportarne delle modifiche, delle loro dimensioni e dei materiali di cui sono composti, adattandoli in questo modo alle nostre scelte di progetto. Per ottenere un'illuminazione scenica notturna, infine, e aggiungere dettagli al progetto, aggiungiamo anche degli strip LED ai bordi interni della vasca. Gli strip LED li creiamo velocemente applicando il materiale emissivo all'oggetto estrusione solida. Infine, possiamo verificare tutte le scelte progettuali dalla vista Real Time Rendering, navigando in tempo reale nel modello. Velocemente esportiamo anche le tavole grafiche esecutive complete di piante, sezioni, viste assonometriche e render. E ora vediamo le 5 cose da ricordare per una corretta progettazione di una piscina. Individuarne la tipologia in riferimento alla destinazione d'uso, pubblica o privata, e alla funzione, ludica, sportiva, riabilitativa, eccetera. Far riferimento al quadro normativo vigente e alle autorizzazioni da richiedere. Per le piscine sportive ad uso agonistico fa riferimento in particolare anche le norme FIN e FINA. Scegliere la tipologia costruttiva più appropriata in base alle condizioni del sito e alla funzione.
in fase di progetto, prevedere un idoneo impianto di filtrazione e depurazione dell'acqua con sistema di ricircolo che può essere di tipo mandata dal fondo ripresa a sfioro, mandata dalle pareti ripresa a sfioro e dalle pareti di fondo, mandata dalle pareti ripresa dagli skimmer, o sistemi combinati tra quelli elencati. Prevedere una vasca di compensazione, soprattutto in caso di piscina con recupero a sfioro. Va bene, io con questo ho concluso e vi ricordo che potete scaricare tutti i file di progetto dall'articolo di approfondimento che trovate cliccando il link nella descrizione del video. Per aprire i file di progetto è possibile anche scaricare la versione trial di Edificius, sempre cliccando al link che trovate nella descrizione del video. Vi ricordo inoltre che è anche aperta la sezione commenti, per qualsiasi dubbio ci potete contattare e noi saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande. Con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video.